Buonasera pubblico di Onda TV e a quello di Onda Strike si gioca con lo sfumante il panettone in campo, non ci si ferma quest'anno come d'altronde era accaduto lo scorso anno per il Natale, turno unico sabato, poi infrasettimanale proprio nel giorno rosso del calendario, la festa di Santo Stefano, quello che è accaduto, quello che ci aspetta tutto d'un fiato questa sera con Claudio Pacella. Buonasera Buonasera Claudio, Andrea, nostro buonasera agli amici a casa. fedele Direi un opinionista. campionato all'inglese, dove non si fermano mai. Non ci si vede, ci si fermerà a gennaio anche per Eh sì. evitare che le condizioni atmosferiche avverse possano Sì, condizionare sì, proprio sì. lo svolgimento delle singole gare. Quindi è una novità introdotta nello scorso anno che quest'anno è stata Direi. mantenuta nel tepore Sì. del clima familiare che è tipico delle festività natalizie, ci si può godere quindi le gare proprio gustando gli avanzi di Ma quelli che sono i nostri, la direi giornata bravo. internazionale del brodo riscaldato il 26 Qualcuno non dicembre. magari la digestione sarà un po' pesante, però è stato un esperimento giusto, buono, perché molta gente che magari andrà a fare il Natale fuori e magari nelle grandi città potrà vedere anche delle grandi partite, come Certo. effettivamente ci sarà il 26 Inter-Napoli, per fare Certo. un esempio. Big match, quindi non può passare in sordina un Sì. in secondo piano, proprio big match di Santo Stefano. Ma facciamo un passo alla volta, andiamo per gradi perché siamo ancora nel day after dei sorteggi per la Champions League e per le competizioni europee. Voglio capire se la dea bendata, Claudio, secondo te, ha favorito o meno le nostre italiane, se la sorte è stata buona. Guarda Andrea, io mi ricollego subito a questa tua domanda dicendo innanzitutto eravamo a cavallo dell'Europa League, come Sì. ricordi giovedì scorso, dove ancora una volta le nostre italiane sono andate male, addirittura una brutta figura del Milan perdendo in Grecia con l'Olympiakos 3-1 è stata eliminata, credo in un girone molto semplice, la Lazio era qualificata però anche lei ha perso, avevamo già avuto Napoli-Inter fuori, io direi effettivamente con tutte queste sconfitte, con il pareggio dell'Inter io avevo detto che era quasi una sconfitta perché l'eliminazione è stata poi dopo quel pareggio col PSV, direi è figlia di un campionato purtroppo povero di grandi squadre, mediocre che ci ha portato in Europa questo. Nei sorteggi, come diceva, gli ottavi, Atletico Madrid alla Juve, che forse era una delle due squadre insieme al Liverpool che avrebbe volentieri evitato la squadra bianconera, e il Porto alla Roma. Che certo non è semplice il Porto come credono alcuni, però evitare il Bayern, Manchester City o magari il Barcellona, forse è meglio il Porto per la Roma, che più o meno non di questa Roma attuale, Andrea, diciamolo, perché questa Roma perderebbe sicuramente anche con il Certo. Porto, però magari fra 2 mesi tutto cambierà. Per l'Atletico Madrid alla Juve io direi una squadra più o meno simile, che gioca in contropiede, difficile ad affrontare, come difficile la Juve, sarà difficile per la Juve, ma anche credo per l'Atletico Madrid non sia stato un sorteggio semplice. Non è stato un sorteggio semplice, Sì. certo, non è diciamo, quella squadra che ti poteva fare il salto dagli ottavi di finale ai quarti di finale, questo però è chiaro che Però è insomma anche vero, gli Andrea, ostacoli. adesso diciamo, non è che quando sei agli ottavi o ai quarti si può incontrare il Brescia o il Verona, cioè Certo. comunque si deve incontrare sempre una squadra europea, si può No, incontrare è chiaro, è chiaro, è chiaro. Liverpool-Atletico, lo Schalke 04 sarebbe La stata Juventus se la l'ideale, gioca perché però comunque non è un bravo, avversario esatto, perché se la insormontabile, Juve insomma. vuol vincere la Champions deve incontrare anche queste squadre e anche gli ottavi. Invece, ecco, quello che ci si auspicava alla vigilia come italiani, di avere insomma, per la prima volta dopo tanto tempo Sì. quattro squadre italiane negli ottavi di Champions, così non è stato. Abbiamo invece squadre italiane, sempre quattro, Sì. se non Sì. porto male il conto, nell'Europa League. Bravo. Quindi chissà se qualcuno potrà tentare a vincerla, secondo te, Bravo. Claudio, se ha le carte in regola. E questo è proprio quello che dicevano in questi giorni, perché dopo quella eliminazione che non ci si aspettava, l'Europa League, io credo, per il Napoli e l'Inter debbano giocare per vincerla, perché hanno le squadre per farlo. Poi il sorteggio è stato abbastanza favorevole, Rapid Vienna per l'Inter, lo Zurigo per il Napoli, magari per la Lazio, ecco, il Siviglia che ha vinto ben 2 volte questa Europa League, ex Coppa UEFA, magari un ostacolo un po' più duro, però potrebbero benissimo andare agli ottavi di finale perché questi sono i sedicesimi dell'Europa League. Abbiamo sì le squadre italiane in Europa League che possono fare molto bene. Tutto sta a puntare effettivamente
a vincerla o a fare bene in Europa, perché magari delle volte l'Europa League sembra così che sia una coppa molto molto minore alla Champions, però ti permette comunque anche di vincere e entrare in Champions, come molte Beh, è un volte è ingresso capitata, diretto, come dire, è un biglietto, come si il stacca il Manchester biglietto. United, andando male in campionato, poi la vince. Diciamo che l'Europa League è l'ex Coppa UEFA e conserva Sì, quel valore, no? certo, C'è quel una fascino. È una coppa competizione. europea, Andrea. Secondo me sbagliano le italiane a non affrontare l'Europa League Anche perché nella se dovuta andiamo a serietà. vedere, molte la possono vincere. C'è l'Inter, C'è c'è il il Napoli, c'è la Napoli, c'è la Lazio, Lazio cioè, e che abbiamo sono. dimenticato. No, Ah, no, il no. Milan. No, No, il il Milan Milan non purtroppo, c'è. diciamo, ci ha lasciati, non in quel senso, però ha Certo, lasciato certo, nel certo. primo girone, lo dicevo, una sconfitta Peccato per inaspettata, il Milan. altrimenti erano quattro, come dicevi, peccato per i rossoneri. Comunque l'Europa League li offriamo, il Napoli, l'Inter e la Lazio, spero l'accettino. Benissimo, allora, e invece vediamo che giornata è stata la Sì. passata. Insomma, come hai visto queste squadre nell'ultima giornata di Serie A Ma disputata in ordine di tempo, soprattutto c'è stato questo derby sì, di bravo. Torino, Torino bianconera si è confermata, che però, ecco, al di là delle posizioni in classifica e Sì. degli obiettivi da centrare, ha mantenuto questo carattere Sì, del questa derby. sedicesima che dicevi è stata caratterizzata un po' dai due big match, ma dalle polemiche che hanno trascinato sia il derby, che è stato abbastanza equilibrato. Io l'ho visto, insomma, se Zaza non avesse fatto quel passaggio indietro al suo portiere, che poi ha determinato il rigore che c'era a favore della Juve, io credo che lo 0-0 sarebbe arrivato fino alla fine. Però, ecco, è stata caratterizzata, come dicevo, dalle polemiche, perché su quei due episodi, secondo me uno, al mio modesto parere, solo quello di Alexandro su Zaza, poteva dare il rigore al Torino, l'altro su Belotti. Non credo sia stato un fallo da rigore, però ecco, ha determinato questa ancora una volta. E mi è venuta in mente quella telefonata che un nostro amico telespettatore qualche settimana Sì. fa, credo Roberto, disse: la Juve sta vincendo ancora una volta questo campionato meritatamente senza aiuti. Figurati quando arriveranno, Roberto. Sono arrivati, come dicevamo noi. E l'altra gara è stata il rigore netto a favore del Genoa. Andrea, effettivamente su Pandev c'era. Io non so come non si possa dare un rigore, una spinta netta su un giocatore che sta tirando di testa in porta. Sarebbe stato gol a 3 metri dalla porta della Roma, e non ho visto di conseguenza le interviste del Pupone, che dopo mezz'ora Inter-Roma, se ricorderai quel Sì, rigore su come Zanola, già era intervistato dalle televisioni. Questa volta non l'ho visto. Una volta la dai, una volta la prendi, voglio dire, questa volta hanno favorito la Roma. no? E certo, beh, d'altronde è Natale anche per Roma Juventus, c'è questo spirito e noi, come Natalizio, dire, è che bene allora è arrivato prima. che ci sia, a parte gli scherzi, insomma, un po' di solidarietà, però indubbiamente guardando la classifica gli episodi incidono fino a un certo punto perché sarebbe cambiato di Sì, poco, no. però fa parte della Sì, cronaca noi parliamo sportiva. di episodi di quella gara, o di Certo. una o due gare, poi nel complesso del No, anche campionato è perché chiaro. qualcosa dobbiamo pur parlare, altrimenti Cioè, se se è non finito dimostra. mandiamo la replica Cioè, dell'anno dell'anno. scorso. Va bene, ma a parte tutto, 17ª giornata, voltiamo pagina, ci sarà il clima tipico, l'atmosfera natalizia, ma non ci si può distrarre perché ci sono gare di cartello, per non parlare poi della giornata proprio di Santo Stefano, ma noi vediamo che cosa succederà nella giornata di sabato, Sì. che per permettere poi comunque di non spezzare questo clima natalizio, si giocherà in una sola giornata e quindi ringraziamo Davide che gioca con noi, ci ha offerto il suo contributo. Esattamente. Ricordiamo però prima il nostro indirizzo di posta elettronica ondatvsulmona@io.it, dove andiamo a pescare i vostri input, i vostri spunti, le vostre sollecitazioni per il nostro dibattito del giovedì. Vai Claudio. Benissimo, come vediamo la schermata tutta Serie A, come diceva Andrea, né anticipi né posticipi, tutti quanti sabato 22. Lazio-Cagliari 1, il punteggio delle due squadre la settimana scorsa, due sconfitte 1-0 alla Lazio a Bergamo, il Napoli all'ultimo momento ha vinto proprio a Cagliari, e io credo che la Lazio sì debba vincere, perché è più di un mese che non lo fa, sono d'accordo con Davide. Milan-Fiorentina gol, questa è la gara che secondo me delle deluse, perché come lo dicevamo, il Milan per l'eliminazione che non ci si aspettava, e la Fiorentina è decima. Io credo che i suoi tifosi aspettavano in questo momento una posizione migliore per la Fiorentina. Sì, gol sono d'accordo, ci potrebbe anche stare una sorpresina della Fiorentina.
Empoli-Sampdoria e qui Davide dice X. E bisogna dire che dopo l'ottimo periodo per l'Empoli c'è stata per mister Iachini la prima sconfitta, però aveva fatto così bene prima con 3 vittorie e un pareggio. E la Sampdoria, insomma, io credo che sia in ripresa, però qui l'Empoli è leggermente favorito, 1X. Genova-Atalanta e qui che Davide invece dice 1X. E Genova arrabbiato, come dicevo prima, parlando appunto del rigore netto a Roma, l'Atalanta è tornata Andrea, quella che conoscevamo fino a qualche anno fa, perché l'inizio del campionato per la squadra di mister Gasperini non era stato positivo, ma si è ripresa alla grande e a 24 punti, a solo 3 punti dal Milan. E qui dico sì, 1X ci può stare, il Genova deve assolutamente vincere, altrimenti Prandelli non ha portato nessuna novità. Udinese Frosinone, Davide ci dice 1, la vittoria dell'Udinese più il gol anche del Frosinone. Qui c'è stato il cambio in settimana in panchina, è andato Baroni, l'ex allenatore del Benevento al posto di Longo, e io credo sì, anche io dico 1 più gol. Poi Sassuolo-Torino, no gol. Per il Sassuolo bisogna ancora ripeterci a favore dell'ottimo campionato della squadra, a 24 punti insieme all'Atalanta. Per quanto riguarda il Torino, io credo che sia abbonato all'X, e io ancora X metto anche in questa gara. Napoli-Spal 1 più over. C'è stata per il Napoli, dobbiamo dire, una buona reazione dopo l'eliminazione anche lei dalla Champions al Liverpool 1-0, e a Cagliari io credo che all'ultimo minuto quella bella punizione di Milik abbia portato una giusta vittoria. Poi per la Spal, che è ancora a 16 punti, diciamo quart'ultimo, non è in una posizione molto molto critica, però chiaramente deve fare punti anche lei, ma a Napoli difficilmente li farà, però io metto gol, 1 più gol. Poi Chievo-Inter 2, vede Davide la vittoria dell'Inter, non gol. Questa è una di quelle gare che effettivamente sembrano scontate, ma così non è secondo me, perché è in ripresa il Chievo con mister Di Carlo, 4 pareggi. L'Inter è vero, non può mancare della vittoria se vuol seguire almeno il secondo o il terzo posto. Io metto gol, 2 più gol. Poi Parma-Bologna, continua Davide, il derby emiliano, 1 più gol. È vero che il Parma in 3 gare ha fatto un solo punto e non è nel momento migliore, però il Bologna, Andrea, è terz'ultimo, è veramente irriconoscibile, rischia la retrocessione, addirittura Inzaghi è sempre a rischio ogni domenica. Io qui metterei quasi una sorpresina se il Parma magari vuol fare un favore al Bologna, X2. E chiudiamo il big match, come l'abbiamo detto, Juve-Roma. Davide ci propone la vittoria della Juve, 1 più under 3,5. Massimo 3 gol, magari 1-0, 2-0. Beh, se cerchiamo chi fermerà la Juve dall'inizio del campionato, io la Roma che ho visto con il Genova, sicuramente non penso sia la squadra giusta per fermare la Juve. Sì, sono d'accordo anch'io con Davide, 1 più under E certo, poi di 3,5. questo ne parleremo anche fra poco, ma vediamo la schermata dei risultati esatti per Sì. Sì. essere ancora più precisi, meticolosi. Non abbiamo una terna, addirittura questa settimana ne abbiamo 4. Milan-Fiorentina 2-1, Sassuolo-Torino 1-1, Napoli-Spal 2-0, Juventus-Roma 3-1. Claudio, che dici? Sì, sul 2-1 del Milan io vedo anche un pari, 1-1. Poi Sassuolo-Torino 1-1, sì, sono d'accordo, ci può stare, ho messo anche l'X. Napoli-Spal 2-0, anch'io vedo la vittoria del Napoli, ma ho detto che la Spal può segnare 3-1. E poi per chiudere Juve-Roma, ci dicono 3-1, io credo un risultato tondo, 2-0 per la Juve. E quindi il risultato, come dire, Sì, la sì, Roma sì, non sì. se ne irà, secondo te, No, insomma, no, ci no, 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 sarà, credo di esatto. no, anche perché è un tabù Torino per la Roma, sono tantissimi anni che non fa risultato e io credo, l'ho detto, con la Roma vista in questo periodo, credo che la Juve sia assolutamente favorita, almeno il 70%. Risultati esatti li abbiamo visti, ecco i marcatori, l'ultimissima schermata, Fiume, Sì. perché insomma è quella che complica anche un po' la riuscita della giocata, però è anche quella più Sì, intrigante. ne Vediamo vediamo che tanti, offerte Immobile, abbiamo. Higuain, Caputo, Piontek, Milik, inglese. Andrea, con una parola sola, siamo a Natale? Dico sì a tutte e sei. Oh, Siamo buoni bene, sui marcatori. come la Juventus, come la Roma dell'altra settimana. Va bene, allora rientriamo in studio perché vorrei concentrarmi proprio su questa giornata natalizia, queste gare ancora insolite, seppur la novità è stata introdotta dallo scorso anno, perché chissà dov'è
la testa dei giocatori. Però c'è questa partita di cartello, almeno sulla carta, Juventus-Roma. Perché dico almeno sulla carta? Perché in forza del campionato, dell'andamento del gioco della Roma in questo girone di andata della stagione 2018-2019, non so se si può considerare un big match, Claudio. Come la mettiamo? Secondo te, Juve-Roma può essere sabato un big match al pari degli altri anni Ma o tanto da creare fibrillazione? le motivazioni quando si parla di Juve Roma o Juve Napoli o Juve Inter, cioè le motivazioni sono a mille. Ricordiamo la storica gara che determinò la Juve vincitrice del campionato e non alla Roma con il gol di Turone. Da lì cominciarono un po' le discussioni fra la Juve e la Roma. E sì, assolutamente sì, una classica del nostro campionato. La Juve, lo ripeto, è chiaramente arriva favorita a questo incontro. Io qui si può dire che sono le due squadre dal VAR mancato, ma dall'aiuto ritrovato. Perché sia la Juve che la Roma la scorsa settimana sono state aiutate perché l'arbitro non è andato al VAR. Perché? Se il VAR avesse chiamato l'arbitro, l'attenzione dell'arbitro, secondo me, sia a Torino che a Roma, il Vabbè, rigore se sarebbe l'arbitro arrivato. non dà il Però, VAR, è il VAR che va che doveva dall'arbitro. andare Però all'arbitro? Non è diciamo che Maometto forse l'arbitro? quell'aiuto è servito più alla Roma che alla Juventus, proprio sul. Sì, diciamo, certo, il massimo il Torino poteva arrivare al pareggio, no? Però, sai, diciamo, un rigore a Roma a favore del Genova in quel momento lì. Anche Di Francesco, diciamo, forse è stato proprio lui Certo, a non chiamare certo. l'attenzione Beh, ci sono dell'arbitro. Con il delle. pareggio del Genova, io credo avrebbe perso anche la panchina. Diciamo che ci sono delle gare che, a prescindere, come abbiamo detto prima, i derby, ma anche le partite storiche di cartello, Juve-Milan, Juve-Inter, Sì, insomma, che a sì, sì. prescindere dagli obiettivi hanno questa fibrillazione. Certo, la Roma, può essere insidiosa se punta allo stesso obiettivo. È chiaro che non può arrivare a essere No, l'anti-Juve in no, 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 forza la di Roma. questo girone di andata. E per questo ti pongo un'altra domanda. La nostra satira si riversa sempre sul Milan. Intanto però abbiamo una telefonata, quindi perché ogni tanto ci chiamano in diretta qui con Onda Strike. Vediamo allora, entriamo in contatto con il nostro telespettatore. Pronto, buonasera. Buonasera, chiamo da Sulmona, sono Massimo. Volevo fare una domanda all'opinionista Claudio Pacella. Certo, abbiamo solo lui, non c'è l'imbarazzo della scelta. Buonasera Massimo, allora qual è la domanda che vuoi rivolgere? Sì, vi volevo chiedere se per l'anno prossimo vorrebbe riprendere oppure no, Mourinho all'Inter, si è liberato da poco. Ah, ecco, va bene, lo decide lui Bella questo, questa questa domanda. domanda. Allora Massimo, grazie e ti approfittiamo. Buon Natale, buone feste. Beh, insomma, bel fuori programma, questo è il nostro Ma no, è regalo di una domanda Natale. Allora, pertinente torniamo in studio assolutamente. perché ovviamente la posticipiamo la mia domanda, Sì, rispondiamo per educazione e cortesia a Massimo. assolutamente. Io Mourinho lo credo riprende. Massimo sia chiaramente tifoso interista, io credo sia veramente pertinente in questo periodo, da quando è stato dato l'annuncio dal Manchester l'esonero di Mourinho, tutti gli interisti credo abbiano pensato e fatto questa domanda. Io credo, Massimo, che Mourinho, secondo me, chiaramente non solo una questione anagrafica, non sia più quello del 2010, ma per tanti motivi, perché allora aveva un entusiasmo notevole, arrivava da tante vittorie, era veramente il numero uno. Sì. Arrivò all'Inter, aveva una società dove c'era un fratello maggiore, quasi un padre, che era Moratti. Insomma, sono tante le cose cambiate, non solo in lui, in Mourinho, ma anche nell'Inter. Io credo che in questo momento Mourinho, arrivando all'Inter, chiederebbe tantissimi calciatori perché? Perché dopo aver perso al Real Madrid e a Manchester, chiederebbe una squadra subito, immediatamente vincente e spenderebbe tanto la società dell'Inter perché Mourinho adesso veramente andrà alla ricerca di una squadra per vincere e per rifarsi anche un suo nome, un Beh, suo status, certo. perché insomma uscire dal Manchester United in queste condizioni non è da Mourinho. E sì, questi sono i no. E sì, perché porterebbe chiaramente ai tifosi, a tutti, i tifosi italiani, interisti, quell'entusiasmo, quella voglia di rivincere con lui, però
Però sai, tornare dove si è vinto tutto, non so cosa potrebbe fare di più Massimo Mourinho, perché all'Inter, ricordiamoci, ha vinto il famoso triplete, e meglio di quello io non credo che possa fare. Però per i tifosi, io credo che se questa domanda la si va a fare al 100% dei tifosi, l'80% rivorrebbe Beh, Mourinho, Massimo, diciamo sarebbe un sicuramente. ritorno alle origini, un po' il Lippi della Juventus che Bravo, bravo, tornava a quello pensavo. dopo aver Sì, a vinto quello pensavo. la prima era di Lippi, addirittura tutte le competizioni, non il triplete, ma vinse l'unica Champions, l'ultima l'ha vinta lui nel 96, poi Massimo, non, ne ha perse altre, sì, sa dobbiamo dire, benissimo, però è Massimo, campione del mondo, poi in sì, tempi non so se... assolutamente sì, però gli spettatori Certo. a San Siro sono quasi da 60-65 mila, anche se dovesse giocare il Frosinone, con Mourinho sarebbero ogni Certo, allora a domenica proposito 80 mila. di San Siro per chiudere, perché la nostra satira di Onda Strike si riversa tutta sul Milan, insomma dobbiamo stare attenti anche a girare nelle piazze, nei quartieri della città, però attenzione, in forza del discorso che stiamo a fare, che campionato ha fatto la Roma, se è davvero un big bench contro la Juventus, non è che il Milan sta andando meglio della Roma No, come obiettivi da centrare, perché bravo, il Milan bravo, deve arrivare quarto, bravo Andrea. quindi... No, io credo che i più delusi siano proprio i tifosi del Milan. Noi facciamo satira sul Milan perché al momento la satira va a colpire comunque, diciamo, tra virgolette, quello più debole o Beh, quello che la satira lo va a colpire proprio nel momento giusto. 0-0 a Bologna, dopo l'eliminazione dell'Europa League, è stata una delusione. Il Bologna è terzultimo. Cioè, il certo. Milan come classifica è ancora buona. È quarto. Con la Lazio giocherà per un posto in Certo. Champions. Però io credo che il Milan sia la squadra fra tutte che dovrà rinforzarsi di più al calciomercato. Beh, Di che è più chiaro. dell'Inter, di più del Napoli, di tutto, perché io credo che la Juve non ha bisogno di nulla. Il Napoli anche sta facendo bene con Ancelotti. Ecco, il Milan credo sia quella, se non vuol mancare diciamo, l'ultima previsione di quello che si aspettano i tifosi, il quarto posto per la Champions, dovrà al calciomercato la squadra che dovrà rimborsarsi di più, assolutamente. Allora, a questo punto io volevo chiudere, ma un'ultimissima domanda me l'hai dato tu, questo assist, visto che parliamo di calcio. Chi si deve rinforzare a gennaio? Io Perché, insomma, credo stiamo alla fine dell'anno, no? Quindi... che con l'arrivo di Marotta deve dare anche lui. Se ci sei, batti un colpo, come si suol dire, deve anche dare lui l'impronta. L'Inter, ecco, potrebbe essere quella squadra che uno o due calciatori per rinforzare la rosa e per arrivare almeno dietro la Juve, che perché ha la possibilità di farlo, dovrebbe prendere qualcuno e vendere anche. Questa è la prima cosa per il fair play finanziario, deve vendere e acquistare. Però l'Inter sta leggermente meglio del Milan. Il Milan, lo ripeto, è quella che deve rinforzarsi più di tutti. Non so se il Napoli ha la voglia di rinforzarti, ma visto che il campionato, diciamo la verità, Andrea, diciamo teoricamente è andato, io non so se il Napoli per vincere l'Europa League farà qualcosa per rinforzarsi, ma De Laurentiis non credo che abbia portafoglio così aperto. E la Lazio, se veramente vuol tentare anche lei di arrivare, visto che gli è sfuggito l'anno scorso in Champions, qualcosa deve fare. Ha quel grande giocatore, Savic, se dovesse vendere quel calciatore che si parla di 80-90 milioni di euro, ecco che la Lazio porterebbe nelle casse tanti soldi per rinforzarsi. Più di questo, io credo che le altre squadre non hanno la possibilità. Eh beh no, bisogna fare i conti con il budget Ma per perché tanti a fine motivi, anno non è facile trovare fondi, quindi con le risorse a disposizione, perché poi il calciomercato vero è quello di giugno. sì, Però chi assolutamente può sì. approfittare, insomma, questo è quando, diciamo, tra virgolette, si ferma il campionato, in questo caso proprio a gennaio, bisogna fare il Anche rifornimento. perché la Roma, che molte volte abbiamo detto deve rientrare nel quartetto, deve rientrare nelle prime quattro, io non No, vedo non ci sono queste gli elementi al possibilità del momento. presidente, non dà quegli A meno che input. la svolta di... Però ecco, Ma ha anche già lì, venduto dei insomma, calciatori importanti, Andrea, lo certo. sappiamo, l'input non arriva da questo presidente Pallotta per rinforzare la squadra, almeno al momento, lo vedremo. Va bene, allora grazie anche per questa Grazie sera, Andrea, Claudio grazie agli amici, grazie a Facella. Buon Massimo. Natale a te, Claudio. Ah, esatto, buon Perché Natale ci a chi ci siamo. segue dall'inizio. E quindi noi ci ritroveremo proprio passato questo. Sì, anche perché, proprio parlando di questo, dicevo, chissà quando durerà la partita Chievo-Inter, perché si gioca nel periodo di Natale
l'arbitro è Pasqua. Beh, Non allora vorrei che la non. partita duri 2 mesi. Speriamo di no, Finiamo al speriamo di no che non 90°. ci sia in mezzo lo scherzo di carnevale, perché poi Bravo tu sai che nel. Andrea. Bene, grazie al nostro pubblico, buon Natale e buona serata su Onda TV.